Benvenuti a tutti. Oggi è sabato, 8 ottobre 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Sagittario. Giornata no, sotto tiro di Marte. Se tra voi e il cielo si ingaggiasse una battaglia, oggi li avreste tutti contro, da un lato Mercurio allo zenit, deciso a chiarirvi le idee, dall'altro la Luna e Nettuno, specializzati nell'arte di confonderli. Tutti quanti in quadratura al vostro segno, reso imprudente dall'opposizione di Marte. Alla base dei vostri guai c'è un partner dominante e una famiglia capricciosa, se non reagiste deciderebbe anche per voi, creandovi insofferenza e tensioni inespresse, ma col vostro carattere deciso il problema non si pone. Proposte intriganti riguardo la serata o magari, se il tempo tiene, l'intero weekend, vi basta il pensiero per darvi carica. Frenate, doveri improrogabili e pecunia risicata vi costringono a dire di no. Fortuna in amore, amori fortunati, conoscenze nuove, amicizie, incontri importanti, felicità ma soprattutto casi fortuiti con cui si manifesterà l'amore. Momento opportuno per iniziare progetti e concretizzarli nel breve, soddisfazione nei partner, gioie inaspettate. Vantaggi economici e fortunati aiuteranno la coppia. Buone prospettive per chi pensa di acquistare una casa o semplicemente di ristrutturarla. Possibilità di mutui e finanziamenti. Pensate bene anche al risparmio energetico. Buone probabilità di successo in fase di richiesta di un prestito finanziario o di un mutuo. Tuttavia ricorrete al consiglio disinteressato di persone esperte e fidate. La scelta non sarà facile, ma alla fine deciderete per la formula più conveniente. Giornata monotona e noiosa, molto contribuisce una situazione che vi state trascinando senza affrontarla e craccare una soluzione. Scuotetevi e impegnatevi ad affrontarla. Fate attenzione ad amici malintenzionati e che non vi stimano, potrebbero procurarvi delle noie e comunque esservi d'intralcio. Meglio imparare a riconoscere le amicizie sincere. Sostenete di più chi vi ha dato una mano in passato. Non siate egoisti. Una telefonata potrebbe allietarvi la giornata. Siate accoglienti con chi potrebbe sorprendervi anche in altri modi. Sei convinto che il modo con cui fai le cose sia altrettanto importante di cosa fai, per cui non tolleri le persone scortesi o sgarbate. Riflettete su quanto state facendo in campo sentimentale, Mercurio e Saturno vi invitano alla riflessione. A scoprire i vostri punti deboli per cui, a tratti, siete succubi di chi amate. Relazioni con persone influenti. Intuito molto forte. Presentimenti. Fissa quell'appuntamento che hai in mente da tempo. Potrebbe essere gratificante. Oggi la vostra attività risente del vostro umore. Se siete nati di lunedì e di sabato, sappiate che dovrete fare un particolare esercizio di pazienza. Anche se è difficile, sforzatevi di frenare la vostra voglia di mettervi in gioco se non siete sicure dei risultati. Cautela nelle spese. Dovete fare pulizia e chiarezza, partendo dai sentimenti che provate per una certa persona. In amore sarete meno calme e disponibili, attente ai comportamenti fuori luogo in grado di rovinare la perfetta intesa con il partner. Un nucleo di pianeti si trova nell'elemento a voi complementare, l'aria. Siete quindi un ribollire di idee, di nuovi progetti, di speranzose imprese per il futuro. Non procedete tuttavia all'arrembaggio come al vostro solito, pianeti razionali, Saturno e Mercurio, vi inducono a farvi bene i conti e a non gettare via le vostre energie. Pianificate le prossime mosse fermandovi un attimo a riflettere, sarà necessario anche ricercare l'appoggio dell'ambiente familiare se volete arrivare dove vi siete ripromessi. Se potete permettervelo, gli sport ideali che la combinazione planetaria vi consiglia adesso, sono l'equitazione e il canottaggio, la bici e il nuoto, la pesca e il tennis. In mancanza di questi sport potete ripiegare con successo anche sullo jogging. Nelle prossime ore con una persona dell'acquario potreste fare grandi cose, pensateci bene. Fate una richiesta entro la fine del mese se intendete ottenere una risposta sul lavoro.
Se siete pronti ed aperti a nuove esperienze, ben venga in questa giornata, ma se avete delle remore o qualcosa che non siete sicuri possa andare nel verso giusto, allora non esitate a prendervi un attimo per riflettere. Prima sarebbe infatti giusto eliminare ogni sorta di conflitto tra voi e gli altri, poi eliminare i dubbi sul vostro modo di operare ed infine procedere finalmente con il vostro progetto e portarlo a termine. Luna imbronciata in quadratura, segno che stasera dopo cena nessuno riuscirebbe a smuovervi per farvi uscire dalla tana. Stanchezza, sonnolenza, voglia di pace e di tranquillità. Mettete un po' di musica, chiudete gli occhi ed entrate in muto contatto con voi stessi. Probabilmente, aggiunge Urano in sesta casa, la giornata è stata infernale e a questo punto conviene che prima di andare a dormire, cosa altamente ambita, vi beviate un litro di camomilla, perché quando si è così stravolti c'è il rischio di scalciare tutta la notte, presi da un'invincibile insonnia. Amore ed Eros. Nulla da ridire sull'affetto familiare, magari in casa vostra regna una gran confusione e le spiegazioni sono sempre sommarie, ma vi volete un gran bene e la fiducia non viene mai a mancare. Se scornati da un'esperienza poco felice, siete ancora chiusi nella Torre d'Avorio, è ora di darsi una mossa, Cupido vi sta suonando al citofono. Cari Sagittario, durante la giornata di oggi con una persona del segno dell'Acquario potreste fare grandi cose. Pensateci a fondo. Per quanto riguarda il lavoro, fate una richiesta entro la fine del mese se intendete ottenere una risposta. Se non volete rischiare troppo e lasciare intendere cose che non corrispondono ai vostri pensieri, cercate allora di non dare l'idea di volerlo fare. Sarebbe come tirare il sasso e nascondere la mano. In questi ultimi tempi avete forse dedicato la maggior parte delle vostre energie all'affermazione personale. Date ora più spazio ai sentimenti come sapete fare solo voi, con il generoso e genuino dono di voi stessi. Non ve ne pentirete. La luminosa Venere in bilancia vi dà una grande mano. Lavoro e denaro? Un grande affare, sia a casa che fuori, probabilmente faccende domestiche e incombenze professionali, finalizzate alla carriera oggi fanno a pugni, creandovi un profondo disagio. Volete accontentare tutti, ma proprio non ce la fate e già nel pomeriggio la stanchezza vi si legge in faccia. Probabilmente anche questa volta non arriverà quella risposta che stavate aspettando dalla banca o da un finanziatore. Non dovete scoraggiarvi e continuare a operare perché presto si sbloccherà la situazione. Il momento è abbastanza impegnativo sul piano professionale ma anche particolarmente avvincente e, se saprete giocare bene le vostre carte, sarà produttivo. Saturno, positivo se siete nati nella terza decade, vi fa guadagnare la stima dei superiori. Benessere. Stomaco delicato, ma a mettervi in croce sono sempre le allergie e le intolleranze alimentari, soprattutto a latticini e lieviti. Perfetta per voi la dieta yogica, che prescrive di masticare a lungo alimenti duri, secchi e crudi. Con la masticazione, infatti, si libera quell'energia sottile chiamata prana, signora della vita. Niente oggi può arrecarti più benessere del succo fresco con molto zenzero. In questa stagione, concediti uno spremiagrumi. Se non hai mai preparato il tuo succo, ti aspetta una bella sorpresa. Per lei, anche se siete di corsa, prendetevi un po' di tempo per far visita a una persona malata, il vostro buon cuore reclama il suo fioretto quotidiano. Per lui, problemi in casa con la spesa o gli elettrodomestici, che fanno bizze e buttano acqua. Cercate subito un tecnico o ingegnatevi col fai da te, magari ne avete la stoffa. Colore delle emozioni, tabacco. Barometro dell'umore, piovoso. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 7. Finanze, 6. Benessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.